la vita umana è mercificata e quindi si verifica. Di quanto è stata riformulata la sentenza, la condanna? La leggerete tra poco, 11 anni e 4 mesi, una cosa del genere, tanto vale la vita di un giovane. No, perché delusi? È la giustizia, noi la dobbiamo accettare. Se i miei assistiti dovessero ritenere di ricorrere alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, sarò disponibilissimo ad assisterli anche in quella sede. Immaginate un poco di avere un familiare giovane che finisce morto ammazzato e a Campobasso sono 11 anni e 4 mesi. Arrivederci, buone cose. Concordato. È tecnicamente un concordato, sì. È stata fatta una proposta alla Corte d'Appello, la Corte d'Appello l'ha accolta con nostra soddisfazione processuale, nel senso che è stato assolto per il porto del coltello, è stato assolto per la rissa, sono state confermate invece le sentenze in ordine all'omicidio con una riduzione significativa di pena a 11 anni e 6 mesi. Quindi per noi tecnicamente è una soddisfazione. È una pena che, voglio dire, non c'è bisogno di un tecnico per capire questo, è una pena che si avvicina più all'omicidio preterintenzionale che non all'omicidio volontario, quindi diciamo dal punto di vista tecnico ne siamo soddisfatti. L'imputata è assistita alla lettura del... L'imputata ha assistito alla lettura e peraltro questa è stata fondamentalmente più che altro una sua scelta, perché, più che altro una scelta di vita, perché noi dal punto di vista tecnico eravamo e siamo convinti che poteva essere ancora meglio, insomma. Ci sono degli aspetti che restano oscuri, così come alcuni coinvolgimenti, a mio avviso, vabbè, vedremo poi. Avvocato Albino, si può parlare di amarezza all'esito di questo dispositivo? Amarezza infinita, ma non tanto per noi quanto per i poveri familiari, ma d'altra parte è prevista questa strada del concordato in appello, quindi questo incontro delle volontà delle difese e del procuratore generale, strada nella quale le parti civili, ahimè, non possono scendere, non possono percorrere, devono sostanzialmente subire. Ciò nonostante noi abbiamo detto la nostra, abbiamo manifestato tutte le nostre perplessità, per certi versi anche l'indignazione, ma C'è quella che lei prima ha definito una sorta di anomalia, perché c'è stata praticamente l'assoluzione del reato di rissa, però contestualmente c'è stata anche una condanna per rissa dell'altro, di uno dei coimputati. sì, non l'ho rilevato io in udienza perché ci siamo divisi i compiti, ovviamente l'ha rilevato il collega Biello, il quale ha fatto presente che nel procedimento parallelo a carico dell'altro personaggio si è avuta una sentenza per rissa, oggi c'è stata un'assoluzione per rissa, è ovvio, non all'avvocato, non al giornalista, ma al comune cittadino chiedersi questa rissa tra chi si è verificata, visto che il condannato è solo uno.